Un'emozione enorme perché sono venuta qua, ho iniziato con l'anno 17 e già dopo un anno sono qua in prima squadra. Era stato bellissimo, ho fatto la preparazione con la prima squadra, con un coach come Montemuro, è un'emozione enorme. E poi vedendo le mie compagne di squadra giocare anche in nazionale e affrontandosi con le migliori del mondo, quindi è un'emozione bellissima. E poter imparare delle cose di loro, sì, quindi è bellissimo, è fantastica come cosa. Me l'ha detto a Barcellona il mister, e la prima cosa che ho fatto è chiamare i miei parenti e dirglielo perché è una cosa assurda. Perché io, cioè, vivendo in un paese piccolissimo, in Trentino, è una cosa che non accade ogni giorno. E quindi è stata la prima cosa, sì. Allora, questa fine settimana è stata molto sfortunata, perdendo 2 volte contro il Milan. Però quest'anno secondo me è anche un po' più difficile perché abbiamo una squadra completamente nuova, sono andate via tante ragazze, sono arrivate anche quasi più di 10 nuove ragazze. Anche per noi è stato difficile scendere anche in primavera per giocare perché non abbiamo l'intesa con la squadra come le altre che si allenano ogni giorno insieme. E quindi bisogna trovare un po' di equilibrio nella squadra, però sicuramente ce la faremo perché siamo ancora secondi in prima in classifica, la Roma c'ha un punto in meno, però anche una partita in meno, e quindi è ancora tutto aperto, quindi si può fare tutto. Fattener, aspetta Dulian, poi il cross in mezzo, palla che passa! E c'è il vantaggio della Juve, il gol è di Fattener. Sapendo di giocare titolare anche nella partita contro il Brescia, cioè, mi è emozionata un sacco perché è stata la prima partita da titolare. Sono stata molto molto emozionata. Poi però quando sono entrata nel campo ero completamente tranquilla. Poi segnare dopo 14 minuti mi sa era stupenda. Non realizzavo niente, non realizzavo di aver fatto gol. Comunque non è il mio gol più bello, però lasciamo stare. Niente. È stato bello, non l'avevo realizzato, solo che le mie compagne sono tutte venute da me e mi hanno abbracciato e quindi l'ho realizzato. Ma nemmeno adesso lo realizzo, cioè è una cosa bellissima, non me lo immaginavo così. Triplice fischio, la Juve vince la gara di andata dei quarti di finale di Coppa Italia con un secco 3-0. Allora, la cosa fondamentale è sicuramente passare il turno e fare una partita be bella per anche aumentare un po' di autostima che magari abbiamo anche un po' perso nelle ultime settimane. E solo di fare una partita come lo sappiamo fare noi. E loro hanno niente da perdere, quindi saranno molto molto concentrate a fare una bella partita, una bella prestazione. Però anche noi siamo arrabbiate, noi vogliamo vincere, vogliamo trovare cioè, il gol, vogliamo trovare la vittoria e quindi anche noi siamo preparate per la partita.